Like, tutto ciò che piace. La grande pedalata del Giro d'Italia è partita oggi. Prima tappa per dare il via all'adrenalina della corsa e per riscoprire la costa degli antichi trabocchi, che si affacciano con eleganza naturale sul mare. L'arte classica fa un salto nel tempo. La perfezione delle forme diventa leggerezza colorata, contemporanea. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma, una mostra che gioca con talento sugli archetipi della bellezza. Nel movimento delle mani, nel contatto, nel flusso di energia, il segreto della cura di viso e corpo. Stare bene, volersi bene ed essere liberi di farlo. Quasi 3.500 chilometri che disegnano in tappe, esattamente 21, una penisola unica al mondo, palcoscenico della corsa a due ruote più affascinante. A poche ore dal via al 106esimo Giro d'Italia, Like racconta il fascino della corsa che si muove attraverso il bel paese, nel suo sapore storico, nei territori ancora sconosciuti e lungo il suo profilo digitale. Partenza dalla costa dei Trabocchi a Fossa Cesia Marina. Qui la suggestione delle grandi costruzioni in legno, testimonianza dell'antica arte della pesca da riva, riporta ad un paese di vocazione marinara che non perde mai il fascino delle tradizioni. Siamo in provincia di Chieti, sulle colline di Venere, un territorio che accoglie grandi eccellenze di vino e olio extravergine, da scoprire anche visitando il sito del Ministero del Turismo, italia.it. 19 km e 600 metri di prova a cronometro per arrivare ad Ortona, sempre in Abruzzo, poi una settimana in sella per il centro-sud. Il Giro d'Italia è una cartolina itinerante del nostro paese. Le pedalate di campioni, le vittorie di tappa, le grandi fughe si accompagnano a scenari ancora in grado di sorprendere. I piccoli borghi cedono il passo alle grandi pianure. Il fascino sconfinato del mare diventa imponenza nelle suggestioni delle montagne. Nella memoria ancora il gran finale dello scorso anno a Verona, fin nel cuore di un'arena che ha emozionato ancora una volta. Millenni di storia irripetibile celebrati anche nel 2023, con l'arrivo nella città eterna. Quella Roma imperiale che il 28 maggio sigillerà la chiusura della corsa, premierà il vincitore e offrirà ai protagonisti della gara e a tutti gli appassionati la meraviglia della sua grande bellezza. La città dei Sette Colli, del Biondo Tevere, dei grandi palazzi, del Vaticano. La città più bella del mondo. Quest'anno il percorso si snoda lungo 14 regioni, una media di 166 km a tappa e un dislivello totale da affrontare di oltre 51.000 metri. I numeri di una corsa sempre più contemporanea, con un'anima radicata nella storia. Corsa Rosa nella sua essenza, nel valore del territorio, della sostenibilità e della condivisione. Un'esperienza incredibile e accessibile a tanti, ex professionisti, personaggi noti e soprattutto appassionati di sport, di fatica e di bellezza italiana. Il Giro E è una corsa unica al mondo. È la possibilità di vivere l'adrenalina della gara pedalando sulle strade sfidate dai grandi campioni, ma con tappe ridotte, stesso arrivo, partenze diverse, per contenere i chilometri, ma non l'emozione. Lo scorso anno 1.550 persone hanno pedalato sulle e-bike, le biciclette assistite che fanno del Giro E, organizzato da RCS Sport ormai dal 2019, un evento riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana. Quest'anno in calendario 20 tappe, 17 team, 7 maglie da conquistare. Dalla blu del leader della classifica generale all'azzurra, indossata dal leader della prova cronometro. L'ambitissima bianca per il team più giovane e la nuovissima maglia social. Partenza a Fossa Cesia Marina con arrivo ad Ortona, sotto lo stesso arco dei grandi campioni. E poi la possibilità di assistere fra poche ore in prima fila all'arrivo dei professionisti. Una delle emozioni aperte a tutti i partecipanti di un'edizione 2023 piena di novità nel segno dell'ambiente. Il Green Fan Village, in cui tutto è sostenibile, compresi arredi, allestimenti e le medaglie, rigorosamente materiale riciclato.
Una grande attività educational coinvolgerà i più piccoli con il progetto Bici Scuola. E poi il nuovo contest sulla mobilità verde, disponibile per tutte le città, i borghi, i luoghi attraversati dalla grande avventura del Giro E. Una flotta, 50 auto che seguono il Giro d'Italia e il Giro E. Parte di una macchina organizzativa sempre più imponente, modellata su valori sostenibili. Condividiamo con il Giro l'ambizione di rispettare il patrimonio culturale italiano e quindi attraversare queste bellissime città che però meritano di essere rispettate attraverso una mobilità sostenibile. Per il quinto anno consecutivo e per i prossimi tre, la casa automobilistica giapponese affiancherà i corridori nel lungo serpentone che anima la penisola, portando con sé un'incredibile onda energetica di sport e di attenzione al pianeta. Sappiamo come dobbiamo fortemente limitare le emissioni di CO2, questo in tutto il mondo, e questo perché negli ultimi 100 anni sono incrementate in maniera incredibile, quasi raddoppiate, e purtroppo, come sappiamo, la CO2 rimane nell'aria per 100 anni. Il nostro approccio alla mobilità del futuro è un approccio multitecnologico, quindi riteniamo che ci siano più soluzioni per arrivare alla riduzione della CO2, dalle bassissime emissioni con il full hybrid e il full hybrid plug-in alle zero emissioni attraverso l'elettrico a batteria e le celle a combustibile alimentate da idrogeno. La frontiera tecnologica è ormai presente, un nuovo sistema di mobilità che si costruisce anche lavorando sulla consapevolezza personale, sulla presenza ai grandi eventi come il Giro d'Italia e sul rispetto. Per noi l'inclusione è un valore estremamente importante, il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, è parte della nostra filosofia dove, a parte il miglioramento continuo, anche il rispetto per le persone sono due elementi centrali della nostra filosofia. Sempre una questione di numeri, ma quando si parla di digitale e della corsa più bella del mondo, sicuramente qualche dato aiuta. 11 milioni e mezzo di utenti sul sito e 4 milioni e mezzo di followers su tutte le piattaforme. È un pubblico che non necessariamente è super appassionato di ciclismo, ma vuole conoscere tutto quello che c'è di eccellenza in quel territorio, sia il pubblico italiano sia il pubblico straniero, che ormai rappresenta una quota predominante del nostro pubblico. Il sito del Giro d'Italia è diventato negli anni il più importante sistema multicanale di promozione del Made in Italy, accessibile in 4 lingue per il 55% degli utenti stranieri. E abbiamo curato, oltre alla parte sportiva, quindi di racconto live di tutto ciò che avviene in corsa, abbiamo anche aumentato tutta la parte di racconto del territorio, della cultura italiana. Ricette, eccellenze lungo un percorso che attraversa luoghi sconosciuti, grandi città, piccoli borghi, che si possono concentrare in 3 tappe iconiche. Come tappa di montagna metterei la tappa che arriverà ai 3 cimi di Lavaredo, che dal punto di vista scenografico e di cartolina è sempre incredibile, e tantissimo sarà da vedere con l'arrivo di Roma. La tappa di partenza, che è sulla costa dei Trabocchi, è una zona bellissima che magari non tutti conoscono. Teatro d'avvio dell'edizione 106 della Corsa Rosa. Prendete un superarcheologo come Stéphane Verger, direttore del Museo Nazionale Romano. Unitelo ad uno dei nomi più noti nel panorama artistico internazionale. Quel Francesco Vezzoli, classe 1971, nativo di Brescia, adottato da Milano, in primis da Miuccia Prada, che ne intuì al volo la capacità di maneggiare l'arte classica come nessun altro al mondo, rendendola giovane, pop e anche sexy,
Aggiungete tesori e capolavori antichi accanto a busti e statue di vestali e imperatori custoditi nei depositi del Museo Nazionale Romano, tutti visibilmente entusiasti di tornare a rivedere la luce accanto ad altri lavori, rielaborazioni di quell'arte classica firmati dallo stesso Vezzoli, avrete così ottenuto gli ingredienti perfetti per una mostra senza precedenti. Vita Dulcis, paure e desiderio nell'Impero Romano. Ospitata fino al prossimo 27 agosto a Palazzo delle Esposizioni di Roma, la prima mostra autoprodotta da PalaExpo con l'obiettivo di riportare la capitale al centro della scena culturale internazionale. L'opportunità di giocare, rielaborare, riconfrontarmi con delle opere che mi hanno fatto crescere, con delle opere che ho amato, che ho desiderato, che mi hanno fatto desiderare di fare il lavoro che faccio oggi. Non potevo immaginare un'opportunità più bella e più grande. Questa mostra è un esempio di quello che si può fare tra due istituzioni che sono vicine, il Palazzo delle Esposizioni e le Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, che sono a poche centinaia di metri. Sette le sale tematiche dell'esposizione per un dialogo sorprendente, quasi un cortocircuito, tra arte antica e arte pop. Stratificazioni e fluidità, come l'imperatore Adriano con gli occhi truccati, per un vezzolismo in purezza che non dimentica il cinema. Da Cabiria a Spartacus al Satiricon di Fellini e l'omaggio al maestro riminese, ma ancora di più a Roma, è tutto in quel titolo. Vita Dulcis, la dolce vita. Perché Roma è stata capace, secolo dopo secolo, di creare mitologie e sogni. Quindi, da Achille Pentesilea fino ad Anita Ekberg, abbiamo sempre guardato a Roma per sognare e per innamorarci. Una storia di bellezza che inizia in Iran, attraversa due continenti e arriva in Italia. Mi raccontava mia mamma che l'Iran era un paese, quando io non ero ancora nata e lei viveva lì, l'Iran era un paese libero dove le donne avevano educazione, avevano emancipazione e avevano la libertà che adesso non hanno più. Con la libertà di Sura di poter vivere la propria femminilità, Laik entra nel mondo della bellezza naturale, fatta soprattutto di manualità e di contatto. Il diaframma è importantissimo, è un muscolo che divide la parte toracica dalla parte addominale. È molto importante soprattutto per la respirazione e la digestione. Se un diaframma funziona bene, cosa vuol dire? Vuol dire che entra più ossigeno, dunque c'è più ossigenazione. E proprio l'elemento indispensabile per la vita diventa fondamentale nella cura della pelle, soprattutto di quella stressata dalle grandi metropoli. L'ossigenazione va a lavorare chiaramente dando più ossigeno, luminosità e anche antinquinamento. La mia idea di bellezza sta nella naturalezza della donna, nel valorizzare i propri punti di forza, nella cura quotidiana, mente e corpo. Sto mettendo un siero appositamente per il contorno occhi. Un massaggio levigante, liftante, che restituisce energia. La stessa energia che fluisce da un corpo all'altro. La bellezza è volersi bene. Sono estremamente felice di avere la libertà di mostrarmi come sono, in bellezza, in libertà in realtà, e sono felice di trasmettere questa cosa alle mie bimbe e siamo fortunate. Giro d'Italia, arte, bellezza. Like, tutto ciò che piace.
bike, tutto ciò che piace. Sostenibilità e design, risparmio e investimenti. Sempre più verde, sempre più ambiente, sempre più pianeta. Un obiettivo, priorità per tutti, che ha perso i caratteri dell'eccezionalità per diventare sistema di vita nella quotidianità e nel lavoro. Per la giornata mondiale dedicata alla Terra, 100 volontari hanno raccolto più di 2 tonnellate di rifiuti, un'operazione di bonifica concreta e allo stesso tempo sigillo di un impegno diffuso, parte di Save the Green. La campagna sostenibile che Suzuki promuove da anni e che finora ha raggiunto 55 tonnellate di rifiuti recuperati. Protagonisti i dipendenti, che hanno dedicato il proprio tempo per risanare l'area in cui lavorano, insieme ai colleghi di più di quasi 250 concessionarie d'Italia. Una presenza di piccole dimensioni, ma non così indiscreta, si è aggirata fra gli spogliatoi della squadra del Torino, fino ad arrivare all'interno del campo, attraversando il tunnel, per assistere poi ad una partita. Un ingresso, preceduto dal saluto ossequioso dei campioni arrivati allo stadio con il pullman di ordinanza, e poi la visita insolita, ma sicuramente gradita e divertente. Il protagonista dell'evento senza precedenti è un modellino della Suzuki Jimny, che con la sua presenza giallo iconico ha rappresentato le celebrazioni per i 10 anni di collaborazione fra la casa automobilistica giapponese e il Torino Calcio. La luce, la sua potenza energetica, il piacere di viverla anche in casa nella stessa intensità con cui si percepisce in natura. La luminosità è il nuovo valore, un modello dell'abitare moderno, tecnologico, ma anche sostenibile. Da qui l'importanza di una struttura che accolga il senso della luce. A Milano, un nuovo spazio espositivo con un tunnel di 14 metri nel segno del verde offre al visitatore e ai professionisti la possibilità di entrare nell'universo delle finiture più sofisticate. Infissi azionabili da remoto, soluzioni green realizzate con materiale 75% riciclato, 95% riciclabile e gli scorrevoli panoramici, comfort e stile nel segno del risparmio energetico e dell'isolamento acustico. È il mondo Domal, Domus e Alluminio, che sintetizza l'essenza di una parte fondante del progetto casa. 40 anni di storia raccontati anche ripercorrendo il ciclo di vita dell'alluminio, dalla bauxite fino al prodotto finito, dall'anima fortemente sostenibile e circolare, grazie alle grandi possibilità di riciclo. E poi gli sviluppi architettonici resi nella loro funzionalità attraverso la vetrata semicircolare concepita come elemento scultoreo. Le declinazioni che offre la tecnologia sono tante. Intere facciate aperte alla luce, finestre scorrevoli, outdoor, tutto tradotto dall'eccellenza del design italiano. Un ventaglio di colori infinito, le sfumature più personali, per tradurre la struttura in parte di un progetto del vivere in cui interno ed esterno si integrano. Con oltre 370.000 presenze e un'affluenza che segna un più 15 rispetto al 2022, il Salone del Mobile di Milano chiude con dati da record la sua 61esima edizione. Oltre 2.000 espositori, di cui il 34% straniero, hanno partecipato alla Fiera di Ropero, che ha visto di nuovo l'atteso ritorno dei cinesi, stampa, buyers e designer. Tra questi, i docenti della Tsinghua University e membri del comitato organizzatore del Nest Award, l'evento più rappresentativo del settore arredo in Cina grazie al concorso giunto oggi alla sua 11esima edizione. Siamo
davvero molto felici di essere nuovamente qui a Milano. Next World è un concorso dedicato soprattutto ai giovani designer cinesi, destinato a promuovere la creatività del nostro paese. Ma è anche un concorso aperto ai creativi di tutto il mondo. Perché un buon designer è buona vita e buoni affari. I mercati finanziari stanno vivendo una fase di prolungata volatilità tra rallentamento della crescita a livello mondiale, inflazione elevata e rischi macroeconomici che minano la fiducia. Uno scenario non facile per chi investe, anche se sia il settore azionario che obbligazionario sono in crescita rispetto a inizio anno e dato che i mercati guardano già alla ripresa, come afferma Federico Gerardini, responsabile direzione commerciale di Zurich Bank, rete di consulenti finanziari del gruppo Zurich. Anche nei contesti più difficili non mancano mai le opportunità ed è importante mantenere la mente fredda senza farsi condizionare dalle oscillazioni di breve, guardando piuttosto ai fondamentali che sono la base della crescita di medio-lungo periodo. Oggi più del solito i risparmiatori cercano soluzioni di investimento che coniughino sicurezza e rendimenti stabili, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità che favorisca una crescita senza strappi. In uno scenario come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un continuo susseguirsi di notizie positive e negative, diventa difficile orientarsi sui mercati, a meno di non avere adeguate competenze finanziarie e una grande capacità di sopportare le oscillazioni. Le statistiche segnalano il ritardo di conoscenza degli italiani sui temi del risparmio e degli investimenti. Per questo è fondamentale agire sull'aspetto culturale e approfondire i temi della finanza comportamentale, settore dell'economia che aiuta ad analizzare gli errori più frequenti che gli investitori commettono per l'influenza di fattori esterni, ad esempio vendere quando ci sono correzioni di mercato con la conseguenza di perdere il successivo rimbalzo. La mente umana è una macchina imperfetta negli investimenti, spesso influenzata da fattori esterni come ad esempio il diffuso ottimismo o pessimismo, che la portano a compiere scelte non completamente razionali. È importante avere un rapporto di fiducia con un consulente finanziario che aiuti il risparmiatore a individuare gli obiettivi di vita e gli strumenti di investimento più adeguati per realizzarli, come spiega Maurizio Ceron, responsabile direzione Wealth Management di Zurich Bank. L'affiancamento di un financial advisor è decisivo soprattutto in presenza di patrimoni rilevanti e articolati. Sempre più spesso i clienti ci chiedono di prendere in considerazione non solo gli investimenti finanziari, ma anche le loro esigenze imprenditoriali, il mercato dell'arte, nonché i rischi e le opportunità legati all'immobiliare. Di fronte a queste necessità occorrono competenze professionali diversificate per specializzazioni e una capacità di analisi del portafoglio nel suo complesso. Inoltre, lo sviluppo di un ecosistema variegato di partner solidi consente di offrire soluzioni altamente personalizzate, in modo da soddisfare anche le esigenze più complesse. A partire dallo scoppio della pandemia, molti italiani hanno preferito lasciare i propri risparmi su prodotti senza rendimento o quasi, come depositi e conti correnti. Una scelta giustificata alla luce delle grandi preoccupazioni legate ai problemi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, ma che al contempo sta provocando un'enorme perdita di ricchezza, dato che l'inflazione erode il valore reale dei patrimoni accumulati nel tempo. È importante che la gestione professionale del risparmio non sia incentrata su una logica di prodotto, bensì su una visione strategica che guardi al patrimonio globale del risparmiatore, in modo da mettere a punto una strategia personalizzata in base al profilo di rischio del singolo cliente, al suo orizzonte temporale e ai suoi progetti. Solo così si realizza il concetto di wealth management, cioè la gestione della ricchezza con l'obiettivo di valorizzarla nel tempo. Un approccio virtuoso, soprattutto se affiancato da un'offerta di prodotti ad architettura aperta, che guardi anche ai servizi bancari ed extrabancari. Like vi aspetta domenica prossima alle 12:50.